sotto la sua meta, l'ha tirato dentro nel suo gruppo, l'ha in qualche modo assolutamente aiutato. Ma anche lei, se arriva anche Baldassarri. La nuova rossa ha acceso Chivasso oggi. Commento a caldo per la vittoria di Pecco Bagnaia. Veramente una vittoria che ci ha scaldato tutti quanti. È caduto, è vero, ma comunque non ne aveva più, ricorreva un campione, non ci ha fatto prendere, Pecco ha vinto, si è meritato, ha fatto bene il campionato e adesso festa Chivasso, festa grande. Viva la moto, viva MotoGP, viva Pecco! Tanto il motociclismo del Cobagnà, sì, dalle 11 di questa mattina, non dico seguiva già il tempo, no, non volere assolutamente, ma io metto, lo seguivo già i tempi, è una vita che lo seguo, grazie. Antonio e Luca da Novara fino a Chivasso per vedersi accendere la nuva per... Ah ok, adesso lì Antonio e Gianluca, Antonio e Gianluca per vedere Chivasso accendere la rossa di Pecco Bagnaia campione. Sì, assolutamente, già il secondo anno che veniamo siamo venuti a fare Pecco. Battere tutti i tuoi avversari sul rango di record. Di Valentino. Ecco. Diciamo che se si impegna continua a fare come sta facendo in questo momento. Diciamo perfetto, può arrivare come Valentino. Sì. È quello che speriamo. Antonio Gianluca per vedere Chivasso accendere la nuvola rossa di Pecco Bagnaia campione. Sì, assolutamente, già il secondo anno che veniamo siamo venuti a fare Pecco. Battere tutti i tuoi avversari sul rango di record. Di Valentino. Ecco. Diciamo che se si impegna continua a fare come sta facendo in questo momento. Diciamo perfetto, può arrivare come Valentino. È quello che speriamo. Per tifare Pecco Bagnaia, ex Miss Piemonte, ha portato fortuna già altre volte al nostro campione. Anche oggi qua, esatto, a tifare Pecco Bagnaia sempre, è stata una grandissima emozione, ringrazio tutti i tifosi per il caloroso benvenuto, siamo pronti per la prossima stagione e forza Pecco sempre! Grazie! Signor Sindaco, un commento a caldo, fantastico, ci prepariamo alla terza adesso, Tomma si è riempita la nuvola rossa e in cielo, fantastico, Chivasso si è tinta di nuovo di rosso, una cosa indescrivibile, una soddisfazione bellissima, un grande ragazzo, un grande Pecco. Quest'anno uguaglia la sua stagione record che era quella dell'anno scorso.